Eccoci, allora, Micol, buongiorno, benvenuto e buon compleanno, ovviamente buon primo compleanno, ovviamente non stiamo parlando della tua età, ovviamente, perché è oggettivo, non che possiamo fare altrimenti, stiamo parlando, ne sono un pochettino orgoglioso, permettimi, mi sento un po' il papà putativo su questa cosa. Allora, esattamente un anno fa Micol faceva con noi una live, un webinar, uno dei tanti che abbiamo programmato l'anno scorso, e in quel momento lancia, propone, si inventa, mette a terra un progetto che si chiama Crazy Wall, e poi ce lo facciamo raccontare insieme anche a Marcella, e per cui da lì poi è partita, ormai ce la siamo persa, non so se lo sapete, è stata convocata negli Stati Uniti per fare un paio di speech ad Harvard per presentare il progetto Crazy Wall, per cui la vedrete probabilmente per l'ultima occasione all'interno delle live di Rinascita Digitale. No, so che sarà chiamata in qualche task force. Ah, okay, anche lei, ok. Una task force sul Crazy Wall, però secondo me non le capiscono, per cui non fanno la task force sul Crazy Wall. Allora, Nicole, io ti lascio presentare perché sono incapace di presentare le persone, per cui ti lascio presentare e poi lascio a Marcella, diciamo, lo spazio per chiacchierare. Cioè, io mi devo presentare da sola, Sì, devo certo, è fare certo, è certo, l'autopresentazione. è certo. Ma grazie. Grazie, siccome io quando faccio le presentazioni, devi sapere, Marcella, dei nostri ospiti, mi incespico, quindi adesso in questo caso farò ulteriormente con la mia. Va bene. Non può più fare. Allora, senti, vogliamo fare il gioco delle tre carte? Tu presenti Stefano, Stefano presenta me, io presento Marco. Vai, Nicole, vai. No, allora diciamo che veramente non mi presento, nel senso che presento veramente Stefano e Marcella, nel senso che in questo caso voglio ringraziarvi dell'ospitalità, perché da una parte Stefano è stato effettivamente da un certo punto di vista il padre putativo delle Crazy Wall senza saperlo, nel senso che poi per un anno non ne abbiamo più parlato e poi ne abbiamo parlato in occasione del compleanno. E Marcella, ti ringrazio veramente l'ospitalità, ma soprattutto anche per aver condiviso con me questa nuova chiave di lettura che vogliamo portare oggi nelle Crazy Wall. Ecco, questa è un po' l'introduzione necessaria. Allora, Nicole è una brand strategist, è una persona che, a parte essere una grandissima professionista, estremamente disponibile, ha una caratteristica che ogni tanto si perde, cioè quella di studiare molto, di approfondire e di poi cercare di mettere in condivisione per creare qualcosa di buono e che sia immediatamente da mettere a terra, come ha detto Stefano prima, e utilizzabile. E da qui tutto quello che è venuto fuori con le Crazy Wall. Lei si occupa di branding e quindi le Branding Crazy Wall. Fatto almeno la chiosa in questo. Guarda, sei stata pazzesca. Poi, tra l'altro, in rassegna hai toccato due temi. Uno, quello del talento, che a me è molto caro, è anche il titolo che abbiamo scelto per l'appuntamento. E poi il secondo, quando hai parlato di questa SWOT analysis, cioè hai detto, insomma, questa SWOT analysis è un po' vecchia, che è uno dei motivi per cui sono nate fondamentalmente le Branding Crazy Wall, per cui Ma io posso dire solo una cosa, non so se questa la facciamo Nicole come sorpresa a Stefano, ma tanto Stefano con me è abituato alle sorprese, quindi, ma gioco di parole, non si sorprende più. Abbiamo diciamo che non mi pensato. sorprendo dalle donne ormai, sono Come abituato a tutto. noi non ci sorprendiamo più di nulla, tanto meno degli uomini, questa giusta che deve andare. No, comunque vedremo nel corso di questa puntata, a partire da oggi, quella che è l'evoluzione proprio di una Crazy Wall, in questo caso la mia. Per cui Stefano, con Nicole abbiamo deciso, lei è stata d'accordo in questo perché gliel'ho lanciata come proposta, che a partire da oggi in ogni puntata ci sarà un pezzo di avanzamento del mio Branding Crazy Wall, No, ma anche per dimostrare l'efficacia di uno strumento che altrimenti spiegato in questo spazio potrebbe essere riduttivo. Invece le persone mi conoscono e ci conoscono e abbiamo un minimo ancora di credibilità, prima di perderla completamente andiamo avanti con le Branding Crazy Wall.
Completamente matti. Sì, guarda, cioè, c'è stata... lo sfondo, perché stando a tre avete visto lo sfondo che avevo prima. Comunque va bene così, si vede nel quadratino di sotto. Non c'è la... Ma avete incuriosito, ma cosa sono queste branding crazy wall? Cioè, andiamo un po' sul pezzo, perché sennò... Certo, certo, hai ragione Stefano, hai ragione. Vai Nicole. Allora, partiamo da come, diciamo, da un'innovazione di significato, come direbbe il mio amato professor Verganti, nel senso che ci si inventa sempre qualcosa che ha risonanza con noi stessi, quelli per rispondere a un problema che noi nella vita magari abbiamo affrontato. Ecco, io magari non ho inventato un razzo come ha fatto Elon Musk per andare sulla Luna, ma ho inventato qualcosa che potesse in realtà risolvere un problema che era mio, ma che riscontravo anche parlando moltissimo con gli studenti quando faccio lezioni all'interno delle business school, oppure anche con professionisti che si avvicinano a me per un percorso di branding, partendo dal fatto che inizialmente io stessa parlare di personal branding ero un po' contraria, nel senso che è uno di quei termini che non ho mai amato molto e ho sempre preferito parlare di professional branding, un po' perché all'interno del mondo soprattutto dei social, sulle piattaforme, il tema del personal branding viene ampiamente trattato e anche a volte banalizzato, nel senso che pensare di riuscire a capire chi siamo e qual è il nostro talento attraverso la lettura di una serie di tips su Instagram o un video che viene fatto in 10 minuti, a mio avviso è molto complesso. Perché l'identità professionale è vero che deve essere separata dall'identità personale, non sono esattamente la stessa cosa, però è anche vero che sulla base di una serie di ricerche, e quindi qui mi sono appoggiata su ricerche che venivano ovviamente da psicologi e da ambienti del mondo del lavoro, il concetto di autenticità e identità sono molto importanti anche nel modo in cui ci presentiamo nel nostro modo professionale. Questo, diciamo, questa prima base, diciamo, questa prima riflessione si è poi unita invece a un altro aspetto, quando io dicevo appunto del professional branding, che non necessariamente noi dobbiamo pensare al branding come avere un nostro sito internet, avere una pagina sui social o quant'altro. Può andare anche attraverso tutta una serie di segni che noi non consideriamo, che possono essere banalmente anche come scriviamo un curriculum, il nostro tono di voce, come rispondiamo a un'email, che font scegliamo per esempio per scrivere un'email, oppure banalmente il modo in cui ci rapportiamo con le persone all'interno del mondo del lavoro, sia che siamo professionisti, sia che siamo dipendenti. In realtà quella è una nostra impronta digitale professionale, e quindi può essere sicuramente raccontata attraverso un'analisi che però deve partire da chi siamo e come e soprattutto cosa fondamentalmente noi non sappiamo di noi, perché molto spesso abbiamo degli elementi di cui sono abbastanza nascosti perché non ce lo siamo mai domandato. E quindi il punto di partenza per tornare alla vostra domanda è stato: come posso fare un'indagine, un'investigativa quasi, sulla persona? E da lì ovviamente mi serviva una metafora, e la metafora l'ho trovata nel mondo del poliziesco, nel mondo investigativo. Questo è bellissimo, e tra parentesi, mi piace moltissimo in tutto quello che è il percorso delle tue Crazy Wall, il fatto che tu dica farsi domande e scoprire cose che noi non sapevamo. A me viene anche da dire scoprire cose che non ci permettevano fino ad ora di sapere, i cosiddetti talenti nascosti, le cosiddette anche ambizioni nascoste. Tutto questo delle Crazy Wall, poi Nicole, andandolo a contestualizzare, secondo te, anche in un processo aziendale che magari è molto chiuso, molto, sai, incanalato in determinati standard, come potrebbe essere invece una chiave di volta, quindi per accedere, per far capire a tutti quanti l'utilità proprio di uno strumento di questo tipo?
Ma la chiave di volta è legata alla creatività, nel senso che spesso si parla tantissimo nell'ultimo periodo nelle aziende del concetto di creatività. C'è questa ricerca molto bella che io porto sempre del World Economic Forum. Nel 2015 fu chiesto ai responsabili delle risorse umane qual era una classifica delle soft skill o competenze trasversali, anche qui va bene, semplifichiamo, delle soft skill maggiormente ricercate dai selezionatori. La classifica era del 2015, poi gli chiedevano di fare una previsione per il 2020 e effettivamente la creatività nel 2015 era uno degli ultimi posti, nel 2020 invece era al terzo posto. Al primo abbiamo la capacità di risolvere problemi complessi e il pensiero critico, che se ci pensiamo in un periodo in piena pandemia capiamo quanto era contemporanea e quanto è contemporanea e visionaria quella ricerca. Quindi la creatività è sempre ragionata soprattutto nell'ambito dell'aspetto dell'indagine artistica oppure dell'indagine legata al bricolage, al do it yourself, cioè a fare le cose, i famosi lavoretti. In realtà la creatività può essere è un concetto che si può estendere anche al modo in cui le persone affrontano il problema. E quindi, tornando alla tua domanda, in azienda coltivare la creatività e quindi coltivarla attraverso il proprio percorso personale significa aumentare e alimentare una soft skill dell'individuo e quindi del dipendente o comunque del collaboratore aziendale. La riflessione, tra l'altro, su noi stessi attraverso la creatività, e questo, ripeto, anche questo non lo dico io, ma lo dicono le ricerche, è molto responsabilizzante, cioè si è visto che attraverso la riflessione su noi stessi noi non solo siamo più portati a raggiungere i nostri obiettivi, ma fondamentalmente lo facciamo con più consapevolezza. E ovviamente in un ambito aziendale questo cosa comporta? Comporta un miglioramento anche del percepito dell'individuo all'interno dell'ecosistema, soprattutto in una visione ovviamente dell'azienda più contemporanea, quindi un'azienda, come diciamo sempre, soprattutto anche con Stefano, un'azienda che in un certo senso è inserita all'interno di un tessuto sociale, ma di quel tessuto sociale si fa anche portatore di valori. Certo. Tutto questo, la cosa che mi ha incuriosito particolarmente del Crazy Wall, ho cominciato a immaginare, no, vivendo i contesti aziendali, effettivamente quali potrebbero essere le figure immediatamente, che potrebbero sperimentare, perché sai che si deve usare questo termine necessariamente, visto che abbiamo già incominciato a parlare di creatività, questa sconosciuta in molti contesti aziendali. Però, ecco, mi sono ritrovata poi con te anche sul fatto che molto probabilmente le figure, quelli apicali, proprio gli HR manager o tutto il board apicale, quelli che credono di essere arrivati e di non aver bisogno di altro, sperimentando il Crazy Wall potrebbero scoprire che invece magari quello non è proprio il posto per loro, hanno nascosto una serie di situazioni, situazioni o di quello che sia. Quindi questo era molto molto bello, ma se un HR manager o comunque in un contesto aziendale volesse essere utilizzato il Crazy Wall, di che cosa si avrebbe bisogno poi? A parte la creatività, ma in realtà è molto ecologica e sostenibile la Branding Crazy Wall, nel senso che richiede veramente poco, nel senso che la metodologia di fatto suggerisce di lavorare con la carta e quindi di lavorare con il classico foglio di carta. Ovviamente si possono utilizzare anche le piattaforme digitali, però la creatività e la capacità di visione che si ha utilizzando le mani, quindi l'esperienza sensibile, chiaramente è maggiore. Quindi di fatto, ecco, questo noi abbiamo un esempio, di fatto prendere un cartoncino oppure la classica lavagna di sughero può essere utile. Dopodiché si inizia a fare, io prima suggerivo, dicevo appunto che mi sono ispirata al mondo dell'investigazione, si dice
si inizia a fare una raccolta di indizi. Alla fine, se ci pensiamo, sia l'HR, quindi il responsabile delle risorse umane, sia l'investigatore fanno lo stesso lavoro, cioè cercano identità di cui non ne conoscono la definizione, cercano persone. E quindi di fatto ho utilizzato questa metodologia perché mi sembrava che potesse essere, a metafora, sicuramente abbastanza calzante. Dopodiché, questa raccolta di indizi che vengono fatti, si segue un processo in più step che io ho in questo tempo e quindi anche in questo anno, perché poi l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo portata anche in giro, abbiamo cercato di prototiparla, come direbbero gli esperti di design thinking. E tra l'altro anche grazie all'aiuto di moltissime persone all'interno di Rinascita Digitale, per questo anche ulteriormente io ringrazio la piattaforma, perché non solo mi ha dato la possibilità di avere un'idea e la possibilità di mettere a terra, ma anche di raccogliere i feedback, e sappiamo quanto in un processo di prototipazione il feedback sia importante. E dopo, quando si ha una visione, diciamo una visione di insieme, si inizia a fare un percorso invece di seguire l'indizio, proprio come fa l'investigatore, e quindi cercare di mettere in connessione i vari aspetti. Che cosa succede? Che sicuramente questa è una delle parti più difficili. Io mi sono resa conto che di fatto farlo su se stessi non è così immediato, e probabilmente l'intervento di una persona esterna, e soprattutto una persona esterna che ne ha viste tante di Crazy Wall, sicuramente aiuta, perché questo permette di avere quella capacità di astrazione e di mettere a fattor comune i vari elementi che non sempre si ha. Infine c'è l'ultimo aspetto che sembra quasi più trascurabile, più banale, invece è a mio avviso il punto di partenza poi per mettere a terra un progetto di personal branding o professional branding, che è la definizione di uno, io l'ho chiamato statement, cioè di un sommario di poche righe, 10-15 righe, che in un certo senso raccolga la definizione di questo indiziato. Perché questo? Perché raccontarsi, c'è tutto il filone ovviamente della psicologia e della psicanalisi che lo sottolinea, ma è lo stesso concetto di storytelling, senza dover andare a disturbare i grandi della psicanalisi, lo testimonia. Raccontarsi permette alle persone di prendere consapevolezza, e questa consapevolezza, una volta che viene in un certo senso messa su carta, comporta poi fondamentalmente la possibilità di inserire questo abstract, questo statement, chiamiamolo come meglio vogliamo, anche nei nostri punti di comunicazione, quindi all'interno di un profilo LinkedIn, all'interno di una bio, per esempio quando si termina un lavoro, un paper, qualsiasi cosa, un proprio sito internet, e ovviamente poi va modulato, va sistemato in base anche al, diciamo, all'obiettivo finale. Però cristallizzare la ricerca con un prodotto finito o semifinito, perché poi non si finisce mai di fare questo lavoro, si sa, il branding, cioè il suffisso ing proprio per questo, ecco, questo permette sicuramente di avere, di passare dall'aspetto creativo, di scoperta, di ricerca, all'aspetto pratico, operativo. E quindi unisce questi due aspetti, no, di cervello destro e cervello sinistro. Molto importante questa cosa della unione di un concetto che di solito non è unito alla professionalità, perché si dice i creativi sono gli uomini e le donne del marketing, come se ci fosse solo quella categoria che può vivere felice con la creatività e può fare quello che vuole. Il resto del mondo invece è sei professionale, come se ci fossero i colori cupi. Invece con il Crazy Wall si sdogana tutto questo, si mette al centro quello che è la professione di ognuno di noi, ma più che altro a me piace parlare di caratteristiche, quindi quello che effettivamente attraverso le immagini soprattutto noi tiriamo fuori di quello che noi piace. E la difficoltà può essere magari all'inizio quello di mettersi in discussione, perché poi è facile a volte scrivere un curriculum,
metti le cose tecniche, ok, e là ci stanno. Poi il crazy wall no, perché lì metti te stesso. E nel processo proprio di quello che tu dicevi, io sono un'appassionata poi di libri gialli, oddio, a me piacciono quelli con i serial killer, quindi qua non muore nessuno, anzi qua vivono tutti quanti. Mi piace molto il fatto che ci sia un processo non psicanalitico, ma un processo di analisi attraverso la professione e lo sviluppo di se stessi. E questo porta poi anche a dei risultati, perché poi, Nicole, tu hai seguito e continui a seguire tante persone di vari settori e con varie dinamiche. Se vuoi raccontare magari qualcosa di simpatico che ti è rimasto, che dici, beh, questa è una cosa che... Ma guarda, sono simpatici, sono più che simpatici, veramente mi scaldano il cuore i messaggi quando mi arrivano e mi dicono, non pensavo che comunque potesse poi, diciamo, attraverso un processo, perché di solito cosa succede? C'è molto scetticismo sulla metodologia. Io dico sempre quello, un po' perché è anche il mio carattere, non sono una persona che si impone, è una metodologia propedeutica, nel senso ognuno poi sceglie la sua, questa non è la metodologia, è una delle tante, ognuno sceglie quella che vuole. Però è anche vero che in questa metodologia non c'è, non è la vision board quella che viene utilizzata molto spesso, cioè quella di guardare al futuro, è una metodologia che guarda al passato, come dice Steve Jobs, cioè di unire i puntini, riusciamo andando avanti guardando solamente i puntini che sono all'indietro. Quindi di fatto io non è che mi sono inventata nulla, ho semplicemente messo a sistema attraverso un processo anche abbastanza semplice, direi, è complesso nel risultato, ma perché è complesso il risultato, non è il processo, ovviamente, ho semplicemente messo a sistema 20 anni di esperienza sul campo. Quando io incontro delle persone che mi dicono che nel loro piccolo questa metodologia è riuscita comunque magari a cambiare la propria visione di se stessi, a dare maggiore consapevolezza, a iniziare un progetto, mi è capitato l'altro giorno, per esempio, una, diciamo, una professionista ha iniziato un percorso proprio di agente immobiliare e l'ha associato a un percorso invece di racconto del mondo del real estate e dell'architettura. Ecco, quando vedo queste cose qui, devo dire che io sono molto soddisfatta, quindi nella mia crazy wall poi personale metto anche questo, il successo degli altri, perché è un po' la, diciamo, la definizione del mio lavoro, del mio mantra, cioè l'identità, io dico sempre, è un po' la mia ossessione, quindi aiutare l'identità delle persone mi aiuta, ma perché io stesso per anni ho fatto fatica a capire qual era la mia identità. Vedete l'investigatore che ritorna. Sì. Investigatore che ritorna. Allora, Nicole, io ti faccio l'ultima domanda, così poi andiamo in chiusura, anche perché... Non è quella piacere, però, perché non l'avevamo concordata. Certo che non l'avevamo concordata, no, ma è semplice, per cui non ti preoccupare. Allora, questa rubrica si chiama Employability, ok? E allora, sono due domande in una. Una prima domanda è, Crazy Wall e Employability, qual è il nesso? E quello che ti vorrei chiedere è anche il significato per te, in termini di così, tua esperienza, del termine employability. Allora, l'employability è un concetto, probabilmente dobbiamo ancora un pochino digerirlo, nel senso che è legato a una nuova visione del mondo del lavoro e quindi anche... introdurre questo tema, mi piace moltissimo questa rubrica, perché probabilmente porterà un contributo nel capire come il mondo del lavoro si è cambiato, ma soprattutto come debba cambiare il comportamento del soggetto di fronte al mondo del lavoro. Quindi, e non si tratta solamente dell'approccio alla posto fisso di Checco Zalone, di mettere i timbri, si tratta di cambiare proprio anche la propria capacità di adattamento a qualsiasi tipo di cambiamento, e la pandemia ce l'ha dimostrato. Le crazy wall possono sicuramente, come dicevo prima, essere un percorso dei tanti che si possono fare all'interno, sicuramente il propedeutico, perché come diceva Marcella prima, partire dai punti di forza e punti di debolezza, un business model canvas, ecco, io lo vedo molto complesso all'inizio, soprattutto per persone
non hanno mai lavorato in azienda, perché il Business Model Canvas è un progetto che parte ovviamente da un punto di vista aziendale, quindi bisogna anche conoscere come è fatta un'azienda per utilizzarlo per obiettivi personali. Le Crazy Wall in questo sono manchevoli di tutta la seconda parte, ma non hanno quell'obiettivo, hanno semplicemente l'obiettivo di, diciamo, di riflessione, di indagine. Ecco, un'indagine. Allora, come ha annunciato prima Marcella, che io non sapevo, c'è stata questa incursione così, un po' da... vedremo nel corso, diciamo, di questi appuntamenti un'evoluzione delle Crazy Wall di Marcella. Io sappiate che a me Nicole non ha mai chiesto di farle e ci sarà un motivo, evidentemente si è rifiutata di complicarsi la vita in questa cosa, mi faccio delle domande e mi do delle risposte. Allora direi, Nicole, Marcella, io vi ringrazio, andiamo in chiusura di questo appuntamento, ci diamo appuntamento a lunedì sui trend sociali, come appuntamento sempre del lunedì, e come dire, è venerdì, buon fine settimana a tutti, miseria, mi viene da dire. Certo, quello sì, per chi può uscire, certo. Vabbè, ma anche in casa si sta bene. Grazie mille, ciao, grazie.